Abbiamo il mister della United da Dora, qui chiediamo un commento sulla partita. Ma una partita sicuramente di due volte, nel senso, il primo tempo loro hanno giocato un bel calcio, hanno giocato una bella squadra, come sapevo, perché logicamente è una squadra che ha tanti anni che è in questa categoria, poi gente di esperienza, e sapevamo che era dura, nel senso. Siamo andati sotto di due gol, e loro ci hanno giocato un po' di più. Secondo tempo abbiamo avuto la volontà di provarci a recuperare. Ci siamo riusciti, siamo andati anche in vantaggio, però poi il pareggio secondo me è un risultato giusto. Poi è stata una bella partita, combattuta, ma nessun fallo cattivo. C'è stata un po' di animosità all'ultimo, ma su cose che possono succedere, l'importante è che abbiamo fatto tutto. Comunque avete dimostrato una buona prova di carattere, riuscendo a recuperare da 0 a 2 a 3 sì, a sì, 2. Sì, qua non sono contento per la reazione che hanno avuto i ragazzi, sicuramente. Forse loro ci hanno mollato un attimo sul piano fisico, non lo so, però noi ci abbiamo creduto più dall'ultimo, siamo andati anche in vantaggio, poi abbiamo preso la difesa. Secondo me era un risultato giusto, ma nel senso del pareggio penso che sia un risultato giusto. Rientriamo in studio. 6-0 del San Pier di Canne sul Carasco 2008, la formazione di Giovanni Tassano sta facendo veramente bene. Sta facendo molto bene, questo è un risultato che insomma fa abbastanza clamore, un 6-0, fra l'altro contro una squadra che anche il Carasco finora si è comportata più che egregiamente, è mancato forse un pizzico di continuità ad entrambe le formazioni in questo inizio di stagione, ma sono lì al terzo posto, ora appaiate con i tre punti che ha conquistato il Carasco nel recupero con la Framurese, insomma molto bene entrambe, San Pier di Canne e Carasco, entrambe lo scorso anno protagoniste di un campionato abbastanza anonimo, chiuso nelle retrovie, quest'anno invece sembrano destinate a un ruolo da protagonista. Piccolo stop per il Boca Castaldi, è arrivato il pareggio per 1-1 sul campo del Valle 2008. Sì, non è un buon momento questo per il Boca Castaldi, un punto nelle ultime due partite, insomma la sconfitta con l'Arenello, ora questo pareggio, sicuramente non è il momento migliore della stagione, ma insomma credo che il Boca Castaldi abbia tutte le possibilità poi per riprendersi, è una squadra che da diversi anni insomma galleggia tra un'alta terza categoria e una bassa seconda categoria, e penso che anche quest'anno a fine stagione la troveremo comunque nelle zone che contano. Chi sta facendo invece molto bene, anche dopo il cambio dell'allenatore, l'Atletico Casarza, è arrivato un 4-0 sulla formazione di Mister Bergamo, sulla Riese. Sì, al momento si potrebbe dire che l'Atletico Casarza forse è la più seria accreditata come rivale alla Ruentes, effettivamente nelle ultime settimane ha ripreso a marciare spedita, ho parlato una settimana scorsa con un nuovo allenatore dell'Atletico Casarza che mi diceva insomma, che comunque si è creato anche un bel clima, che anche gli allenamenti ora c'è molta partecipazione, è una squadra questa che ha dei valori importanti, che insomma, dimentichiamo che già l'anno scorso ha dominato per un lungo periodo il campionato, poi ha avuto un momento di crisi, comunque è arrivata nei playoff, due anni fa è arrivata nei playoff e ha rifiutato la promozione in seconda, quindi insomma stiamo parlando di una squadra che ha delle ambizioni ovviamente importanti e credo che quest'anno puntino anche a fare il salto di categoria. Ottimo il momento anche dell'Arenelle, dopo la vittoria per 4-1 sul Boca Castaldi è arrivata un'altra vittoria, questa volta per 2-1 in casa del Portofino, che è una formazione che anche se ha solo 7 punti in classifica è sempre ostica. Sì, non è facile andare a vincere in casa del Portofino, hai detto bene, ricordando anche la vittoria della settimana precedente contro il Boca Castaldi, l'Arenelle sta attraversando un buon momento, anche in questo caso stiamo parlando di una squadra che non è stata protagonista di un grande campionato l'anno scorso, insomma con tanti alti e bassi, aveva iniziato bene, poi era un
un po' calata, quindi proseguire le settimane. Quest'anno invece è meglio, forse meglio, e lì anche loro sono a ridosso della zona playoff. Sono un po' una delle mine vaganti di questo torneo, magari squadra che non gode di grandi pronostici, ma che se in giornata può battere chiunque. Assolutamente sì, andiamo a vedere anche la classifica con la Ruentes a 24 punti, secondo posto per l'Atletico Casarza a 19, poi San Pier di Canne e Carasco con 17 punti, 16 Montepenna e Bocca Gastaldi, 15 l'Arenelle, 14 il Locorecco insieme all'Ariese, 10 punti per il Moniglia e la United Rapallo, 8 la Framurese, 7 Portofino e Valle 2008, Carvai e Ricalcio chiudono a 5 punti, tolta la Ruentes che comunque... fino ad ora ha 5 punti di vantaggio sulla seconda, poi dell'Atletico Casarza che ha 19 punti, all'Ariese che ne ha 14, possono giocarsi un po' tutti i playoff. Beh, la classifica è spezzata in due, chiaramente ci sono quelle 6-7 squadre che al momento sembrano un po' staccate fuori dai giochi, e sulle altre hai ragione, sono 5 punti, ci sono 6-7 squadre tutte in piena corsa per i playoff. La Ruentes ora è davanti a tutte, staccata, ha fatto questo inizio di campionato straordinario. Il campionato non è finito, comunque mancano ancora 21 giornate, quindi la Ruentes è chiaramente la squadra favorita per la vittoria finale, un organico di categoria superiore già oggi, con tanti ragazzi provenienti dalla prima, però insomma anche il Montepenna ha dimostrato che si può vincere anche contro la Ruentes. Andiamo a vedere anche quello che succede nella classifica marcatori con Giberti che comanda a 11 reti, il giocatore del Carasco che sta influendo quindi positivamente sui risultati della formazione di mister Rezzoagli, a 10 Trentino del San Pier di Canne e Zaghetto dell'Arenelle, 7 Tognari dell'Atletico Casarza, 6 per Bacigalupo dell'Arenelle, Congiu del Portofino, Tripoli dell'Ariese, 5 Gallo dell'Atletico Casarza insieme a Devisi del Boca, Malerba della Ruentes, Prado del Carasco, Rea del Montepenna, 4 reti Barbieri del Montepenna, Bonsignore del Recco, Cagnoli e Jurato delle Moniglia, Montepagano del Montepenna, Nobile delle Boca e Pelosin della Ruentes. Altri 9 giocatori si trovano a 3 reti. Prossimo turno, l'undicesima giornata, Arenelle Valle 2008, Bocca Gastaldi Atletico Casarza, Carasco 2008, Portofino, Carva e San Pier di Canne, Moniglia, Framurese, Ricalcio, Montepenna, Riese, United Rapallo e Ruentes Locorecco. Marco, big match Bocca Gastaldi Atletico Casarza. Sì, è la partita forse più interessante che offre il prossimo turno. Dicevamo prima, Atletico Casarza lanciatissimo in un ottimo momento, il Bocca Gastaldi invece non è in un ottimo momento, almeno sotto il profilo dei risultati, però insomma chiaramente ci sarà una grande voglia da parte della squadra di Rovegno di rifarsi, dimostrare che questa è una crisi passeggera, partita che sarebbe sicuramente da vedere questa. Benissimo, ora copio la Silvia e ti chiedo un pronostico su Bocca Gastaldi Atletico Casarza. Pronostico molto difficile, vado col pareggio, potrebbe finire tipo 2-2. Ruentes invece, squadra capolista, affronta al Macera il Locorecco, una formazione che forse sta avendo degli alti e bassi, però potrebbe mettere in difficoltà. Non è facile, assolutamente Locorecco non è una formazione facile da affrontare, fra l'altro ci ritorna il Lorenzini al Macera, l'anno scorso era l'allenatore della Ruentes. È chiaro che la Ruentes partirà caricata a 1000, perché insomma vuole cancellare il ricordo di questa sconfitta, su questo non ci può essere dubbio alcuno, però è una partita che non è semplice da affrontare. Locorecco ha dimostrato, ha fatto dei buoni risultati in questo primo scorcio della stagione, e lì anche loro sono lì nella zona playoff, partita tutta da giocare. Bene, siamo arrivati in fondo anche a Tutto Terza. Ringrazio Marco Pagliettini per essere stato ospite da noi. Grazie Marco. Grazie a te per l'invito. Grazie a Lelio Mollar in cabina di regia. Ritorniamo prossima settimana con Tutto Prima, Tutto Seconda e Tutto Terza.